Continuano gli incontri nel Vallo di Diano per discutere della questione parco. Un nuovo incontro si è tenuto a Sant'Arsenio presso l'aula consiliare, un incontro promosso dai cittadini che hanno voluto incontrare l'amministrazione per conoscere le reali volontà dell'amministrazione comunale di Sant'Arsenio in merito al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Naturalmente le questioni affrontate sono le stesse discusse già a Polla o anche a Sanza. Ebbene, questo l'appello e la richiesta avanzata da un rappresentante del gruppo di Sant'Arsenio che intende uscire dal parco o perlomeno rivedere la riperimetrazione del parco. Favorevoli ad uscire dal parco, perché praticamente il parco dopo 20 anni che cosa ha dato alla popolazione? Ma non solo alla popolazione di Sant'Arsenio, a tutta la popolazione che convina con il parco. Sono solo delle limitazioni. Uno che ha un terreno in montagna, un bosco, non può neanche andare a raccogliere le castagne, non può neanche andare a raccogliere dalla propria proprietà legna e quant'altro. A che serve? A che serve? Paghiamo soltanto le tasse su questi territori. Cioè non ci ha portato turismo, non c'è gente che viene, che se viene a pigliare un caffè al bar, non esiste avere un parco che rappresenta solo un danno su tutti i punti di vista. Magari è un beneficio per chi è che lavora nell'ente parco, cioè gli impiegati e quant'altro. E alle domande dei cittadini ha risposto l'amministrazione comunale, in particolar modo vi proponiamo l'intervento del vice sindaco Nicola Maccapane. Aspettavamo anche un movimento popolare su questa cosa, perché voi sapete meglio di me che ci sono i pro e i contro da più parte. Se vi dobbiamo dire la nostra opinione, ovviamente è un'opinione, come diceva Fortunato, che sicuramente il parco non ci dà nulla, anzi ci toglie, quindi siamo d'accordo su questa linea addirittura di uscita, senza ombra di dubbio, tant'è che faremo un consiglio comunale subito dopo di voi, ma lo stanno vedendo i tecnici, per organizzare un consiglio comunale ad hoc su questa cosa. Sappiamo anche, perché ci siamo anche così, abbiamo parlato fra noi, che San Rufo è sulla stessa linea. San Pietro, per la verità, non lo so perché non abbiamo avuto l'occasione di parlarci, ma San Rufo è su questa linea. Quindi non è che abbiamo, ci siamo disinteressati, assolutamente. Presente questa sera all'incontro anche il consigliere comunale di minoranza di Polla, Fortunato D'Arista, che fortemente ha voluto un incontro in merito proprio a Polla e che si è tenuto lo scorso sabato, ed annuncia ai nostri microfoni l'imminente delibera di giunta sulla vicenda parco, che potrà essere fatta nel corso del consiglio comunale che si terrà venerdì proprio a Polla. Come già anticipato, Polla ha diviso così, la proposta era quella di dividerla in due fasi. La prima l'abbiamo completata con un'assemblea pubblica e abbiamo proprio questa sera ho avuto notizia che il giorno 13, venerdì 13, il sindaco ha messo tra i primi punti all'ordine del giorno proprio la discussione di una nuova perimetrazione del parco. Noi quello che vogliamo è che quantomeno, mettendo in discussione la perimetrazione, quantomeno le proprietà private vengono un attimino rivisti i vincoli che, come sappiamo, almeno per quanto riguarda Polla, sono quelli più tremendi, che ricadono in zona A1, quindi non ci sono solo i vincoli del parco, ma ci sono i vincoli demaniali e i vincoli della sovrintendenza. A me francamente fa piacere che anche il comune di Sant'Arsenio vuole intraprendere questa iniziativa, e sono qui proprio per dare, per quanto mi è possibile, anche il mio supporto su questo. Spero che dopo Sant'Arsenio si attivino anche gli altri comuni che sono interessati per quanto riguarda l'area del parco.